lobby del team Racing Terni. Chi siamo, perché siamo in questi video e che cosa vogliamo fare? Federico è socio e pilota appunto del team Racing Terni, è un rallista puro, fino al midollo potremmo dire. Assolutamente sì. Passione nel mondo delle auto e per i rally fin da giovane, ma non è l'unica passione che ha e non è l'unica specialità in cui si cimenta, corre anche nelle cronoscalate, quindi le gare di velocità. E non è solo il rally l'unico amore di Federico, storico dell'arte, appassionato di cibo e del buon vino, ovviamente. Ternano, umbro, impossibile non avere anche queste passioni. Che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo trasmettere con i nostri video? Vogliamo parlarvi di quelle che sono le nostre passioni. Ora vi diremo anche perché siamo arrivati qui e come ci siamo conosciuti. Questo è poi il vero motivo che spiegherà ovviamente che cosa andiamo a rappresentare nei nostri video. La passione per i motori, la passione per la cultura, la passione per l'arte, il vino, come abbiamo già detto. Il vino che è stato nostro motivo d'incontro. Che detto così però, Federico, potrebbe essere un po' dubbio. Assolutamente, eravamo insieme a tante altre persone. E non eravamo seduti in cerchio dicendo da quant'è che non bevevamo. E ci siamo conosciuti in una degustazione, chiacchierando un po', diciamo in fretta è andato il discorso sulle auto e sulle competizioni, e quindi abbiamo messo da parte i calici e abbiamo condiviso una passione che in effetti seguiamo entrambi da piccoli, pur provenendo da territori diversi, diciamo, molto diversi, diciamo così, diciamo così. E quindi chiacchierando è passato un po' di tempo, ci siamo rivisti in altre occasioni, finché cosa è venuto fuori? Perché non collaboriamo? Perché non facciamo qualcosa di bello e uniamo la nostra passione e il tuo lavoro? Certo Federico, l'azienda LBIT si occupa di comunicazione, di informatica, di cyber security, insomma lavoriamo a 360 gradi, ma quello che ci piace di più è sempre unire la passione con il lavoro, sono sempre stati progetti migliori. Noi siamo felicissimi di vedere le vetture che scodano con il nostro logo sopra, io e Giada la prima volta siamo emozionati, ti devo dire la verità. Mi fa molto piacere. E spero che potremo continuare questa nostra collaborazione. È appena iniziata, abbiamo un bellissimo sito che i nostri amici possono già vedere. Il sito web è www.teamracingterni, dove potrete trovare tutte le informazioni sulle autovetture, da gara ovviamente, sui piloti, sugli eventi che saranno caricati in largo anticipo e aggiornati mano a mano, la sezione blog dove andremo a scrivere tutte le curiosità, la storia e anche altro del mondo dell'automobilismo e quello che accadeva in quel periodo. E visto che parliamo del sito web, non abbiamo ancora però raccontato bene dove nasce, quando nasce, perché nasce il Team Racing Terni. Bene, la prima domanda è facile. Team Racing Terni nasce a Terni, costituito da un gruppo di amici appassionati di motorsport nel 2002. Nel 2002 però non eravamo operativi, c'era questa associazione, sì l'avremmo utilizzata forse più avanti. In realtà in quell'anno io ho iniziato a correre, ma mi appoggiavo sempre a team prevalentemente toscani, finché appunto dopo qualche anno abbiamo detto perché non facciamo tutto da soli, e così ci siamo imbarcati in questa avventura che dopo un po' di tempo, grazie a LBIT, si sta crescendo, si sta rinforzando e ci prepariamo ad un grande 2025. Sono curioso di tutti gli aneddoti che avrai da raccontare, anche perché già abbiamo parlato spesso. Seguiteci su tutti i social network, sul sito web, i nostri video e il blog, ricondividete i nostri contenuti. Ovviamente siamo qui anche per le domande. Andando avanti che vedrete video, saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda che riguarda il motorsport, perché no, anche qualcosa di diverso, non c'è nessun problema, le nostre competenze a disposizione. Grazie Domenico. Grazie Federico, al prossimo episodio. A presto.